Diego Fusaro, c'è Trippa per gatti. Filosofo bello Diego Fusaro, diciamo che ha trovato la trippa per i gatti. E cari amici, il fatto è che io qualche giorno fa ho dedicato un video al filosofo bello Diego Fusaro, perché il filosofo bello Diego Fusaro ha spezzato una lancia a favore del grande psicoanalista italiano Massimo Recalcati. Il grande psicoanalista italiano Massimo Recalcati vuole bene a Matteo Renzi. Invece il filosofo bello Diego Fusaro non gli vuole bene a Matteo Renzi, anzi lo detesta. Il filosofo bello Diego Fusaro dice che ha scritto che Matteo Renzi sarebbe peggio di Attila, il re degli Unni. Sapete, no, che di Attila si diceva: dove passa Attila non cresce più l'erba. Io mi sono meravigliato che il filosofo bello Diego Fusaro spezzasse una lancia a favore di Massimo Recalcati, perché il filosofo bello Diego Fusaro ha scritto un articolo dicendo che lo psicoanalista Massimo Recalcati è padrone di fare le sue scelte politiche. Il filosofo bello Diego Fusaro ha detto che lo grande psicoanalista italiano Massimo Recalcati è padrone di essere filo renziano, anche se Matteo Renzi è peggio di Attila, re degli Unni. E io ho fatto un video, ma non conoscevo i retroscena, capito? Non conoscevo i retroscena. E sui retroscena di questa strana situazione, mi ha informato l'amico Paolo Dal Pra su YouTube. L'amico Paolo Dal Pra, un giovane, ha spiegato a me, che sono anziano, come mai il filosofo bello Diego Fusaro ha spezzato una lancia a favore del grande psicoanalista italiano Massimo Recalcati. Io non capivo. E invece Paolo Dal Pra mi ha spiegato perché. Per questo motivo questo video è intitolato Diego Fusaro, c'è trippa per gatti. Eppur Diego Fusaro, essendo amante di Carlo Marx, quindi in un certo senso che molto critico nei confronti del patriarcal capitalismo, molto critico nei confronti del capitalismo, e questo filosofo bello Diego Fusaro, pur essendo un marxista, un marxiano, non c'è niente di male essere marxisti o marxiani, niente di male, ha dedicato tanti video e tanti libri ha dedicato a Carlo Marx, uno intitolato Bentornato Marx e via di seguito, e pur essendo critico, molto critico e nei confronti della borghesia e via di seguito, molto critico a parole, e nei fatti si rivela un perfettissimo borghese, perché ho saputo dall'amico Paolo Dal Pra, l'intervento dell'amico Paolo Dal Pra sta su YouTube. E ho saputo dall'amico Paolo Dal Pra che il filosofo bello Diego Fusaro
ha spezzato questa lancia a favore dello psicoanalista italiano Massimo De Calcagno, perché sono uniti, ha spezzato una lancia, perché sono uniti da interessi editoriali, perché il grande psicoanalista italiano Massimo De Calcagno è un grande psicoanalista, è famoso a livello nazionale e internazionale, dirige una pregiata collana per la casa editrice Feltrinelli e il grande psicoanalista italiano Massimo De Calcagno, che dirige una grande collana per la casa editrice Feltrinelli, in questa collana ha ospitato un libro di Diego Fusaro. Cioè, il filosofo bello Diego Fusaro ha pubblicato il suo ultimo libro o uno dei suoi ultimi libri nella collana Feltrinelli diretta da Massimo De Calcagno. Allora, a questo punto qualcuno in Italia ha attaccato il grande psicoanalista Massimo De Calcagno dicendo: oh Massimo De Calcagno, vergognati, che tu sei amico, sei che tu vuoi bene a Matteo Renzi, vergognati, vergognati, vergognati. E allora il filosofo bello Diego Fusaro ha scritto un bell'articolo in difesa di Massimo De Calcagno. Ha detto: Massimo De Calcagno può fare le sue scelte politiche, tutte le scelte politiche che vuole, può scegliere anche Matteo Renzi, anche se Matteo Renzi è peggio di Attila. Non so se ci siamo capiti, c'è il proverbio che dice: fai quello che dice il prete, ma non fare ciò che fa il prete. E per cui nelle parole il filosofo bello Diego Fusaro è antiborghese nelle parole, nei fatti è un borghesissimo, è il più borghese dei borghesi. E io ti ringrazio carissimo amico Paolo Dal Pra, caro Dal Pra, tu le cose le conosci meglio di me, Serafino Massone. Il fatto è che tu, carissimo amico Paolo Dal Pra, sei un giovane, io sono tanto anziano. Lo sai, Paolo Dal Pra, che io ho già 77 anni, Paolo Dal Pra, 77 anni. E adesso a 77 anni mi tocca fare questo video intitolato Diego Fusaro, c'è trippa per gatti. Anche anche il filosofo bello Diego Fusaro piega le sue idee a seconda delle convenienze del momento. Pensate, Diego Fusaro ritiene che Matteo Renzi sia peggio di Attila, però poi difende lo psicoanalista italiano Massimo De Calcagno, che è amico, che vuole bene a Matteo Renzi. E perché lo difende? Per il semplice motivo che il grande psicoanalista italiano Massimo De Calcagno dirige una grande collana per la grande casa editrice Feltrinelli. In questa grande collana della casa editrice Feltrinelli, diretta da Massimo De Calcagno, vengono ospitate le opere di Diego Fusaro. Bravo caro Paolo Dal Pra, mi hai svelato l'arcano, caro amico. C'è trippa per i gatti, in questo caso il gatto è il filosofo bello Diego Fusaro, e io sono qua al bar dei cinesi che ora vi parlo di questa bella situazione, cari amici, va bene? Nel riassunto di questo video vi metterò adeguata documentazione delle parole che vi sto dicendo, ok?
A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.